Buonasera, sono Ivano con Parole in Libertà. Cominciamo, riprendiamo dopo 15 giorni questa storia e questa serata. Regina Guebradio, e cominciamo con una cosa che di cui ogni tanto vi ho parlato, e cioè la situazione di Asia Bibi, se vi ricordate, quella cristiana, quella madre cristiana che è stata arrestata, anzi condannata a morte per blasfemia in Pakistan. Questo è accaduto il 19 giugno del 2009. La cattolica Asia Bibi veniva presa in custodia dalla polizia nel suo villaggio, nella provincia del Punjab, denunciata da alcune vicine musulmane per una presunta offesa al profeta Maometto. Formalmente incriminata il mese successivo e condannata a morte per blasfemia l'11 novembre 2010. Da allora ha trascorso in carcere, attualmente nel Punjab, spesso in isolamento per tutelarne l'incolumità, prima il tempo dell'appello e poi, da luglio scorso, l'attesa di una sentenza finale della Corte Suprema pakistana sulla legalità di tutto il procedimento contro di lei. Non sono bastati fino ad oggi 2500 giorni per completare il calvario di questa donna di umili origini, separata dai 5 figli e dal marito, sostenuta dalla fede ma anche dalla speranza che la sua vicenda possa servire alla causa della convivenza in un paese che si confronta con radicalismo religioso e terrorismo. Capite che per la nostra cultura una cosa del genere è fuori di testa. Eppure queste cose stanno accadendo e queste leggi esistono. Asia Bibi, non va dimenticato, non vive solo una vicenda carceraria lunga e penosa, ma è diventata, a suo malgrado, icona delle minoranze perseguitate da una legge, quella anti-blasfemia, che consente accuse infamanti e, per gli estremisti, automaticamente letali. Il suo caso mostra come tale normativa sia stata piegata a fini personali o di propaganda, al punto da non lasciare spazio per il perdono o di mettere a rischio la vita di coloro che simpatizzano per gli accusati oppure che intervengono per chiedere clemenza, anche di quanti espongono la necessità di una revisione della legge. Come è successo per l'islamico Salman Taser, governatore della provincia del Punjab, assassinato qualche anno fa, e per Shabbat Dati, ministro cattolico per le minoranze, ucciso 2 mesi dopo il governatore della provincia del Punjab. Il Punjab è la più popolosa e ricca provincia del paese, ma anche quella con il maggiore numero di battezzati e una storia di convivenza di fedi nel segno di interessi condivisi. È diventata il centro della vicenda di Asia Bibi e di molti casi di accuse infamanti e di violenze contro i cristiani. Da poche settimane, in coincidenza con la strage di Lahore nel giorno di Pasqua di quest'anno, la metropoli è diventata un obiettivo dichiarato dei terroristi di militanza talebana. Una mossa importante, dato che trasferisce potenzialmente la violenza da aree arretrate e problematiche, come quelle tribali al confine con Afghanistan ed Iran, ricettacolo di contrabbandieri terroristi, e trasporta questa cosa alle piazze e alle vie di una metropoli di 6 milioni di abitanti, luogo d'origine o di azione primaria delle forze politiche e delle personalità che governano il paese. Le accuse ammesse dalla legge antiblasfemia sono diventate molto comuni e se il loro uso non ha privato di volontà di reazione i cristiani, li ha però resi doppiamente perseguitati. Da un lato il rischio di essere accusati ingiustamente. Finora tutte le accuse sono state dimostrate false nei gradi superiori di giudizio, con Asia Bibi come unica eccezione.
dall'altro le sofferenze e i rischi che l'accusa verso un solo membro pone sull'intera comunità di appartenenza. Il marito di Asia Bibi ha parlato recentemente di un'offerta di asilo in Francia per la moglie e tutta la famiglia. La via d'uscita verso l'esilio resta per molti l'unica possibile, ma proprio per questo gli estremisti mantengono alta l'attenzione nei suoi confronti, come dimostrato dalle migliaia di manifestanti organizzati che alla fine di marzo, nella capitale Islamabad, tra le condizioni poste per rompere l'assedio al Parlamento, avevano posto anche l'impiccagione di Asia Bibi e la fine di ogni pressione per modificare la legge antiblasfemia. Oggi la sorte della madre cattolica si gioca su un equilibrio delicato tra informazione e silenzio, tra uso della piazza e mosse discrete. Una sua libertà personale che non fosse preceduta da una sentenza di piena assoluzione lascerebbe aperta per altri la porta della persecuzione, e sarebbe una vittoria comunque attenuata degli estremisti che vogliono mettere in ginocchio il Pakistan e farne un centro del jihadismo, senza pari per collocazione, dimensione e popolazione. Questa vicenda di Asia Bibi è veramente assurda, sta andando avanti da tantissimo tempo e soprattutto dice di un metodo utilizzando questa legge, dove molto spesso viene utilizzata appunto per scopi personali, ma il fatto già che ci sia la dice lunga. E un'altra cosa di cui vi avevo parlato anche la scorsa volta è riferito a quella sentenza, non so come chiamarla, a proposito che condannava l'Italia dicendo che in Italia è difficile abortire. Era una sentenza, un qualcosa, adesso non mi ricordo cosa fosse, riferita o alla Corte Europea o al Parlamento Europeo. Ennesima manovra di attacco ai fianchi dell'obiettore di coscienza in tema di aborto. Questa volta si tratta di un'interrogazione parlamentare proposta soprattutto da senatori del Partito Democratico e rivolta al Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e al Ministro della Giustizia, Orlando. L'interrogazione chiede al Governo di garantire davvero il principio di autodeterminazione e il diritto alla salute delle donne in materia di maternità responsabile, con un intervento immediato sulla situazione creata dal ricorso massiccio all'obiezione di coscienza dei ginecologi e dalla discriminazione dei medici non obiettori. Questa è una panfana enorme. La prima firmataria di questa interrogazione è la senatrice PD Laura Puppato. Ricorda che la decisione del Consiglio d'Europa dell'11 aprile ha riconosciuto da parte dell'Italia la violazione dei diritti delle donne che intendono interrompere la gravidanza perché è troppo difficile accedere al relativo servizio garantito dalla legge 194. Ha inoltre sottolineato la violazione del principio di non discriminazione perché la situazione è diversa a seconda del territorio di residenza delle donne e della loro situazione economica. E infine ha individuato la violazione dei diritti dei medici non obiettori nelle strutture ospedaliere. Tutto questo, malgrado la legge riconosca il diritto all'obiezione alla persona, non all'ospedale, che non può rifiutare o rendere di fatto inaccessibile l'interruzione di gravidanza. Cioè, quindi è un fatto organizzativo, non è un fatto. Chiediamo dunque alla Ministra della Salute Lorenzin un intervento immediato sull'obiezione di coscienza e al Ministro Orlando di modificare la disciplina della sanzione, visto che con la nuova normativa una donna che abortisce entro i 3 mesi in violazione della legge rischia anche 10.000 euro di multa. Altri parlamentari PD hanno chiaramente sottoscritto l'interrogazione. Quindi, cavalcando l'onda provocata dalle decisioni del Comitato per i diritti sociali del Consiglio d'Europa, che aveva accolto un ricorso della CGIL, il quale chiedeva di mettere all'angolo i medici obiettori,
una buona fetta del PD tenta di cancellare il diritto all'obiezione di coscienza presente nella 194. Che è strano che da una parte si chiede di applicare la 194, dall'altro, mettendo dei paletti all'obiezione di coscienza, si va contro la legge 194. Cioè, le leggi o si applicano o non si applicano, non è che si applicano quando per quello che ti sta bene, non si applicano per quello che non ti sta bene, però a quanto pare ci sono dei parlamentari che pensano che debba essere fatto questo. Sulla presunta e ai noi infondata difficoltà ad abortire nel nostro paese a causa dei molti medici obiettori, chiaramente è stato già scritto recentemente e anche meno recentemente. Ma se noi mettiamo insieme il fatto acclarato che per la donna abortire in Italia è facile come andare dal parrucchiere, provatevi, la legge prevede che uno prima di arrivare all'aborto venga, non dico dissuaso, ma venga verificato fino in fondo che non esistano altre condizioni, invece è la prima cosa che gli viene proposto è l'aborto, quindi dove stia la difficoltà non si capisce. E il fatto che nonostante ciò si continua a sostenere l'opposto, mettendo sul banco degli imputati l'obiettore di coscienza, arriviamo alla conclusione che il fine voluto dal Consiglio d'Europa, dalla CGIL, dai senatori PD e da molti altri, non è quello di rendere più accessibile l'aborto, ma di rendere gli ospedali meno accessibili agli obiettori di coscienza. Non si vuole tanto promuovere l'aborto, bensì vietare l'obiezione di coscienza. Questo è il punto, ripeto, obiezione di coscienza prevista dalla legge. Perché l'ultima voce che ancora ricorda che l'aborto è un omicidio è quella più autorevole, perché la più neutra, la più scientifica è quella del medico. E cioè quella degli addetti ai lavori, quella di chi sa, perché lo ha studiato e a volte perché lo ha visto, che l'aborto è ammazzare un bambino. Se vi ricordate l'ultima volta vi ho letto di quell'aborto fatto in Polonia dove i medici hanno lasciato morire un feto che non era morto con l'aborto, ma è morto perché non gli hanno fatto niente. È la forza dell'evidenza, grondante sangue, che ha spinto il 70% del personale medico ad obiettare. Cioè, chi più di un medico può sapere che cos'è quella cosa che sta facendo e verso chi la sta facendo? Se il 70% dei medici è obiettore, da cosa dipende questo? Dal fatto che vuole fare gli aborti nelle proprie cliniche, vuole guadagnarci, o magari, a nessuno questo viene mai in mente, uno ritiene che quella cosa che definiamo aborto non sia invece una persona. Forse, ripeto, i medici lo sanno meglio di tutti. Un'obiezione trasversale che riguarda credenti e non credenti, a meno che non si voglia pensare che il 70% dei medici sia cattolico. Un'obiezione che è ancora più convincente perché appunto scevra di partigianeria. Da qui dunque il livore degli attacchi contro gli obiettori, la cui sola e silenziosa presenza numerica è fonte di odio, quasi fossero delle sentinelle in piedi ante litera. Una battaglia dove strumentalmente si usano le donne per lucrare un vantaggio ideologico, spazzare via l'obiezione di coscienza. L'obiettivo è dunque soffocare proprio la voce della coscienza che grida al vero, non per risultati pratici. Abbiamo visto che la presenza di medici obiettori non ha impedito in questi 38 anni di legge 194 ad un solo aborto programmato di non essere compiuto, ma per un'affermazione di principio. L'aborto è un diritto civile, un bene, un traguardo di civiltà. Chi può smentire questo assunto deve essere tolto al silenzio, eliminato. Sì. Dunque all'aborto del medico obiettore. L'aborto da fenomeno che riguarda l'utero delle donne si dovrà estendere ai reparti ospedalieri. Occorrerà giungere al punto che i direttori sanitari potranno interrompere volontariamente il rapporto di lavoro con gli obiettori. Si dovrà riconoscere ai datori di lavoro il diritto se tenere o no il medico obiettore, tenuto conto del benessere psicofisico di tutta la struttura ospedaliera.
la razza della 194 infetterà la stessa professione medica. Questo è quello che si vuole ottenere. Cioè non si vuole ottenere una maggiore possibilità di aborto, ma si vuole ottenere che non ci sia nessuno che dica con la propria obiezione di coscienza che quello che si sta uccidendo è una persona. E poiché, ripeto, il 70% dei medici sono obiettori, dei ginecologi sono obiettori, appunto, non sicuramente non sono obiettori che tutti cristiani, questi 70%. Ci sono anche persone che sanno queste cose e non ne fanno un problema ideologico. Ma fortunatamente la storia ci lascia degli esempi fulgidi di verità. Ucciso perché era sacerdote. E questa è la vera ragione del martirio di Don Valentin Palencia Marchina, assassinato insieme a 4 giovani laici, la cui unica colpa è stata quella di voler difendere la fede e condividere la sorte del loro padre, maestro e amico, di questi 4 giovani. È stato il cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, a ricordare la vicenda dei 5 martiri in occasione della loro beatificazione. Il rito, presieduto dal corporato in rappresentanza di Papa Francesco, si è svolto sabato mattina 23 aprile nella cattedrale di Burgos in Spagna. Consapevoli del pericolo imminente, i martiri, prima del massacro, ha raccontato il cardinale, avevano pregato molto per prepararsi alla morte con un atteggiamento mite perdonante, nessun atto di ribellione. Poi ha riferito un particolare sugli ultimi momenti di vita di Don Valentin. Riuscì anche a conservare nel taschino un'ostia consacrata come viatico per l'incontro con il Signore. Esistono persone che sanno morire per la fede. Questo Don Valentin è morto attorno al 1940, ma oggi tanti cristiani, vi ho letto prima di Asia Bibi, muoiono martiri in Medio Oriente, in tante parti del Medio Oriente, e muoiono, e qua nell'Occidente non muoiono ancora, non moriamo martiri, almeno ancora no. Ma sicuramente, ormai dirsi cristiani, sicuramente è fuori moda, diciamola così, per essere buoni, quanto non espressamente colpiti. E perché, come abbiamo visto prima sugli obiettori, questo sta accadendo. E a proposito dei martiri uccisi dai musulmani, voglio raccontare questa storia che è accaduta a una giornalista musulmana belga. È stata insultata, schernita, accusata di essere razzista e persino islamofoba, lei che è musulmana. L'hanno snobbata dicendo che non capiva niente di immigrazione e delle dinamiche di integrazione. Lei che è nata nelle Fiandre ma è di origine marocchina. Hanno sentenziato che il suo libro, Undercover in Little Morocco, è la carta straccia e i suoi articoli pieni di falsità. Che cosa aveva dunque scritto Hind Fraî? Che il quartiere della capitale del Belgio, dove sono stati organizzati gli attentati di Parigi e Bruxelles, Molenbeek, che significa appunto piccolo Marocco, era pieno di fondamentalisti islamici, che i giovani venivano reclutati per il jihad e che si era trasformato in una società parallela. Ormai queste cose le hanno riportate tutti i giornali del mondo, con inchieste e dovizie di particolari. Ma lei lo ha fatto 11 anni fa, nel 2005.
Ha messo in guardia il suo paese e nessuno l'ha ascoltata. Oggi il suo libro è stato tradotto in francese e ristampato. Tutti si scusano, la cercano, la intervistano. E questa giornalista freelance di 40 anni scuote la testa. Probabilmente è troppo tardi. Signora Fahy, che cosa ha pensato il 22 marzo quando tre attentatori suicidi dello Stato Islamico si sono fatti saltare in aria nell'aeroporto di Bruxelles e nella stazione Malbec della metropolitana? Sono rimasta scioccata. Sapevo che sarebbe successo un giorno, anche se non sapevo come né quando. È stato incredibile perché è avvenuto poco dopo l'arresto di Salah Abdeslam, che era tra gli autori degli attentati di Parigi che per mesi era rimasto nascosto a Molenbeek. Quindi si è trattato di una vendetta. Me l'aspettavo, ma non credevo avrebbero agito così in fretta. Salah si nascondeva a Molenbeek, lei ci è andata a vivere per tre mesi nel 2005. Perché? Dopo l'11 settembre girava la voce a Bruxelles che a Molenbeek ci fossero personaggi che reclutavano i giovani per il Jihad. Allora non venivano mandati in Siria, ma in Afghanistan, in Iraq, in Cecenia. Io volevo capire se era vero oppure no. Ma siccome da quelle parti nessuno parla ai giornalisti, io mi sono presentata come studente di sociologia che doveva fare una ricerca. Ho vissuto tre mesi a Molenbeek. E cosa ho scoperto? Che le voci erano vere, dalla prima all'ultima. I giovani venivano reclutati per la guerra santa per strada, in metropolitana, nelle associazioni islamiche, nelle moschee, dappertutto. Oggi forse è ancora peggio, perché ci sono internet e i social network, ma tutto è cominciato più di 10 anni fa. Com'era la capitale jihadista d'Europa? Un'enclave musulmana con una vasta popolazione di origine marocchina. Tra i giovani mancava il lavoro e in pochi avevano una buona educazione. Sono tutti nati in Belgio, ma allo stesso tempo sono lontani dalla nostra società. Non conoscono il Belgio, sono staccati dal paese in cui vivono. Non sanno niente della politica. Una volta ho nominato davanti a un gruppo di giovani Guy Verhofstadt. Tutti mi hanno risposto, e chi è? Era il nostro primo ministro. Erano disconnessi dal Belgio e collegati a cosa? Al conflitto fra Israele e Palestina, ad esempio, all'invasione dell'Iraq, alle guerre in Medio Oriente. Sono queste le cose che li toccano, questi luoghi che conoscono, non la società europea. E che cosa pensano invece del paese in cui vivono? Non è che lo considerano male, non lo considerano proprio, vivono divisi. A Molenbeek si pensa che tutti i media occidentali siano venduti agli Stati Uniti o ai sionisti, non si fidano di nessuno. Non hanno neanche un amico belga e nelle scuole, dove sono tutti di origine marocchina, vivono tra di loro. Nel suo libro parla soprattutto di un uomo, Bassam Ayaki, che oggi si trova in Siria per combattere contro Assad, insieme al fronte islamico. Allora lo chiamavano la porta per l'Afghanistan. C'erano tantissimi giovani che gli giravano intorno. Era molto carismatico, tutti sapevano chi era e quello che faceva. Molti giovani mi hanno raccontato che lui gli aveva detto di andare in Afghanistan e di non restare in Belgio. Come terrorista era già coinvolto negli attentati di New York. L'unica differenza rispetto ad oggi è che lui reclutava con destinazione Kabul o Baghdad, non Raqqa. Ma Ayaki non era certo l'unico a fare quel tipo di propaganda. Chi altri? La propaganda era dappertutto. La letteratura a favore del jihad si trovava sugli scaffali delle librerie. Gli imam facevano pressione sui giovani e durante la preghiera in moschea si inneggiava alla guerra santa. L'antisemitismo era enorme. Quando ha pubblicato il suo libro, come ha reagito la società belga? C'è stata un'enorme polemica. Io denunciavo estremismo e radicalizzazione, che erano visibili e tangibili. Le mie conclusioni erano politicamente scorrette, sono stata accusata di razzismo. Mi hanno ridicolizzato, mi hanno detto che facevi il gioco dei partiti di destra.
che non mi stanno certo simpatici, per usare un eufemismo. Forse il Belgio non era pronto per conoscere la verità. Perché? Perché vige il politicamente corretto. Bisogna sempre solo esprimersi in modo positivo riguardo all'immigrazione. Ci sono tanti cliché sulla convivenza che non è mai un problema, e lo stesso vale per il multiculturalismo. Abbiamo negato che causasse dei problemi, oppure li abbiamo declassificati a folklore. Non si è voluto capire e non si è voluto comprendere che il multiculturalismo non è innocuo. Perché però accusarla di essere islamofoba? Lei è musulmana. Sì, e non so come abbiano potuto farlo. Purtroppo non si può dire niente neanche sull'Islam. L'argomento è tabù. Non c'è spazio per il dibattito o per una critica. O sei pro o sei contro. Se identifichi un problema sei razzista e islamofobo, anche se il problema è grande come un quartiere. Chi ha creato questo clima? Per me la responsabilità è della politica. Siccome non hanno una visione seria sull'immigrazione, non accettano critica al principio della tolleranza. Qualunque aspetto negativo viene censurato, ma così purtroppo non li si può neanche correggere. Errori grossolani, sì, ma non sono casuali. Se certi politici hanno permesso tutto questo è per avere voti. Volevano accattivarsi la comunità musulmana per motivi elettorali. E come vedete, spesso la politica fa anche queste stupidaggini, perché avere voti è la cosa più importante. Un altro argomento, ed è l'argomento finale, che però tratterò con più commenti, è la questione del famoso utero in affitto. Questa bestialità contro le donne e contro i bambini, che viene passata per essere, oltre che un diritto ad avere figli, anche una cosa positiva. Ma poiché noi sembra che dobbiamo sempre guardare gli altri quando conviene a qualcuno, e invece non li si guarda quando non conviene sempre a qualcuno, è importante guardare cosa sta accadendo nei paesi dove questa cosa è già da tempo in essere. Parliamo del Messico, ad esempio. È dal 1998 che gli stati messicani di Tabasco e Sinaloa permettono alle donne di affittare il loro utero gratuitamente. Ma dopo che ultimamente Thailandia e India hanno posto un freno al turismo procreativo, anche il Messico ha ristretto le maglie della legge. L'utero in affitto gratuito, come veniva chiamato, in realtà non è mai esistito. E le cronache hanno ampiamente dimostrato come la legge venisse facilmente aggirata. Ora, con le ultime modifiche legislative, la maternità surrogata sarà accessibile solo alle coppie di uomini e donne residenti in Messico, sposate ed infertili. Ma le cliniche si stanno già reinventando e il paese potrebbe rimanere ancora una delle mete più gettonate per i figli low cost. Dopo i paletti posti da India e Thailandia, le richieste a Tabasco e Sinaloa erano aumentate negli ultimi mesi. Sui giornali locali e stranieri sono venute alla luce molte storie di donne sfruttate. Nancy, 24enne, residente nelle favelas di Città del Messico, ha raccontato al Guardian il suo viaggio nel sud del paese per partorire un figlio e consegnarlo a due uomini di San Francisco in cambio di $7,000, mandando in frantumi la favola dell'altruismo, che è la stessa cosa che dicono in California, se vi ricordate, l'abbiamo letto. La storia di Alejandra Mendiola ha mostrato invece che le garanzie per le donne sono minime, se non inesistenti. La madre di quattro figli ha denunciato alla stampa la clinica che le ha impiantato in utero un embrione prodotto con lo sperma di un donatore sieropositivo. Un'altra donna,
madre single di 3 figli, che aveva accettato di portare in grembo un bambino su richiesta di un uomo norvegese, ha affermato che sebbene le agenzie non parlassero di pagamenti, i soldi venivano passati alle surrogate con la dicitura spese mediche. Sì, è come uno stipendio, ma ti è concesso solo se non lo definisci così, chiamandolo invece assistenza economica. E ancora, io lo faccio per i miei figli. È un lavoro duro, ma è meglio della prostituzione, che è l'unica altra cosa qui intorno che può farti guadagnare un po' di più. Carlos Rosillo, direttore di una clinica messicana specializzata in maternità surrogata, non ha nascosto, sempre al Guardian, che i soldi arrivano dalle coppie acquirenti sotto forma di donazione. Così si è comportata anche una coppia omosessuale neozelandese, che dopo essersi indebitata ha cercato di raccogliere fondi su internet per riportare a casa 3 bambini concepiti con lo stesso seme e lo stesso ovulo, ma partoriti in Messico da 3 donne diverse. Facciamo gli stock. Dopo l'approvazione delle nuove norme, né le coppie omosessuali né quelli provenienti dall'estero potranno accedere alla pratica dell'utero in affitto in Messico. Eppure, il Surrogacy Center Messico presta ancora servizio alle coppie dello stesso sesso straniere, scrivendo sul sito che abbiamo opzioni per voi in Messico, negli Stati Uniti, nella Repubblica della Georgia. Anche il Sensible Surrogacy Center conferma che tramite il gemellaggio Messico-USA è possibile sottoporsi a processi di fecondazione artificiale a basso prezzo, per poi far partorire le madri surrogate negli Stati Uniti. Come vedete, è un business che non si ferma. E poi cosa succede? Succede che chiaramente ogni tanto c'è qualche inghippo e poi ci pensano i giudici con le loro sentenze lungimiranti. Cosa è successo? E si è conclusa la vicenda giudiziaria della sorella gemella del piccolo Gemmy, il bambino nato attraverso l'utero in affitto in Thailandia, abbandonato dalla coppia pagante perché affetto dalla sindrome di Down. Il caso, che aveva fatto scalpore del 2014, aveva scatenato una gara di solidarietà per aiutare la madre del piccolo e spinto la donna a chiedere l'affido anche della figlia, tornata invece in Australia con i richiedenti. Il motivo per cui Pataramon Chambua, la madre surrogata, ha fatto causa alla coppia chiedendo l'affido della sorella gemella di Gemmy è la scoperta dei trascorsi del padre con la giustizia, del padre che ha comprato il bambino, quello australiano. Infatti David Farner, 58 anni, ha infatti passato in carcere negli anni 90 3 anni per aver molestato sessualmente 3 minorenni. E qui arrivano i giudici. Il giudice Stephen Thackray ha stabilito che la bambina, Pippa, potrà continuare a vivere con il padre e la compagna Wendy, invece che con la madre e il fratello gemello. Secondo la sentenza c'è un rischio molto basso che la bambina possa essere abusata dal padre se resta con lui. Ma è talmente convinto di questo il giudice che, nonostante il rischio sia molto basso, come dice il giudice ha ugualmente ordinato che l'uomo non possa mai restare da solo con la figlia. Potrà passare del tempo insieme a lei solo se in compagnia della compagna o degli assistenti sociali. Cioè, il rischio non esiste, dice, o è molto basso il giudice, però tu in compenso non puoi stare da solo con lei. Chissà perché. Inoltre, sempre per decisione del giudice, alla bambina, come forma di precauzione, dovrà essere letta ogni 3 mesi una storia a fumetti, appositamente preparata dai servizi sociali, che le spieghi, con un linguaggio adeguato alla sua età, perché non può passare del tempo da sola con suo padre. Attraverso il racconto, Pippa dovrà conoscere la storia e i metodi usati dal padre per le molestie sessuali. Il giudice Thackray ha anche criticato la foga mediatica con cui i giornali si sono occupati della vicenda, secondo lui eccessiva, e ha affermato che non è vero che la coppia ha abbandonato il piccolo Gemmy. Il magistrato ha infatti creduto alla versione di Farnell,
che avrebbe capito che la madre surrogata voleva a tutti i costi tenere per sé il bambino Down e non la sorella sana. Però, ha concluso il giudice, inserendo l'ultimo tassello di una sentenza alquanto contraddittoria, non ci si può sorprendere che accadano simili fraintendimenti quando il corpo di una donna viene affittato a beneficio di altri. Può succedere di tutto, l'abbiamo già letto. E poi sta andando sempre più avanti la questione che i Down nascono sempre di meno. Ma perché nascono sempre di meno i Down? Semplicemente perché li fanno abortire. E cosa sta succedendo in Inghilterra? 90 è la percentuale dei bambini Down che vengono uccisi ogni anno in Gran Bretagna prima di nascere. 102 è il numero annuo di bambini in più a cui sarà diagnosticata la malattia se il governo inglese approvasse l'uso di un nuovo test prenatale sul sangue materno. 13 sarebbe la percentuale dell'ulteriore riduzione delle nascite. Abbiamo protestato contro questa nuova forma diagnostica perché mira la selezione genetica, senza capire che i disabili sono pieni di potenzialità e che, come ogni essere umano, hanno i loro problemi. Lynn Murray, membro dell'associazione internazionale Seven Down Syndrome e mamma di Rachel, sedicenne affetta da sindrome di Down, spiega a Tempi le ragioni della mobilitazione avviata dopo che il Consiglio Nazionale Diagnostico inglese ha approvato l'uso del nuovo esame genetico affinché il governo non dia il via libera. Con quali ragioni vi opponete all'approvazione dello screening da parte del Ministero della Salute? Non tutto quello che funziona è etico. Questi test vengono usati per selezionare i bambini. Si sente parlare in tutti i modi di uguaglianza, di non discriminazione, che sono diventati degli imperativi. Ma chi parla della discriminazione dei disabili e chi difende i loro diritti? Si esaltano i portatori di handicap solo quando ci sono le Paralimpiadi e solo perché in quell'occasione riescono a far qualcosa. Ma il valore delle persone non sta nella loro riuscita. Questa mentalità pervade ogni aspetto della nostra società. Cosa ci può fare il governo? Anziché alimentare la paura della diversità, dovrebbe far parlare le persone che vivono in condizioni come questa, dare voce ai loro familiari e aiutare le persone che hanno bambini disabili. È molto meglio non farli nascere. Invece vogliono controllare ogni gravidanza investendo soldi nel raffinamento delle tecniche di diagnosi prenatale. Ma a quale bisogno rispondono? Certamente non a quello delle mamme e delle famiglie, cui invece andrebbe dato conforto, ma a quello del mercato. Quale sarebbe il vero bisogno di una madre e di un padre? Quello di sapere che suo figlio è un dono. Quando è nata Rachel all'inizio ho pensato, oh mio Dio, ma poi ho capito che sarebbe stata esattamente come i suoi fratelli, piena di risorse e con i suoi problemi. Non esistono figli perfetti. Mia figlia mi ricorda che l'idea di perfezione che ci viene data dai mass media è falsa. Un bambino può nascere sano e bello, ma chi ti dice che sarà felice, che non fallirà, che non si ammalerà? Rachel, come ogni mio figlio, ha qualcosa da insegnarmi. E cosa le insegna Rachel? A guardare le cose con semplicità. È disinibita, saluta tutti con naturalezza, a scuola o per strada. È buona, non sa cosa sia l'egoismo o la vanità. E poi è simpatica, i suoi fratelli le vogliono molto bene, poi ha i suoi difetti come tutti. Non teme il fatto che sua figlia debba crescere in un contesto in cui le persone handicappate sono guardate con diffidenza, in un mondo in cui non dovrebbero avere posto? Devo dire che non è facile, soprattutto ora che frequenta le superiori. Gli insegnanti e i terapisti non vorrebbero nelle scuole le persone affette dalla trisomia 21, perciò
invece che supportati, ci si sente esclusi. Insomma, a volte fa paura. Ma chi non teme per i suoi figli, che potrebbero ad esempio essere emarginati o prendere cattive strade? Devo dire che proprio da questo punto di vista mi ritengo fortunata. Paradossalmente, chi mi aiuta a guardare al futuro con positività è sempre mia figlia. È comunque felice e non dà troppo peso al giudizio altrui. Cosa ci perde una società che cerca di scansare il peso della malattia? Se eliminiamo chi ha bisogno, eliminiamo una parte di noi. Eliminiamo la possibilità di dare e ricevere amore. E per ultimo voglio leggere appunto una cosa su queste persone down. I deboli e i mal riusciti devono perire. Questo è il principio del nostro amore per gli uomini. E a tale scopo si deve anche essere loro d'aiuto, cioè a farli morire. Che cosa è più dannoso di qualsiasi vizio? Agire pietosamente verso tutti i mal riusciti e i deboli, il cristianesimo. Così ha parlato Friedrich Nietzsche nell'Anticristo. Sabato scorso sono andato al paese in montagna per un funerale, il funerale di Luca. Luca era una persona con sindrome di Down. Secondo il grande filosofo del reale, Nietzsche, lui rientrava fra i deboli e i mal riusciti, nei confronti dei quali il cristianesimo sarebbe così perversamente incline alla pietà. Ma Luca non era affatto debole. L'abbraccio con cui strizzava ogni persona che incontrava per la strada, riservando ad ognuno di noi sempre il più caloroso dei saluti, se non ti inclinava un paio di costole, come minimo ti riattivava la circolazione sanguigna. Luca non era affatto mal riuscito, se con questa parola si intende infelice, perché Luca era la persona più libera e felice della vallata. Se un sentimento suscitava Luca, in tutti quelli che lo conoscevano non era certo la pietà, ma la gioia di vivere. Luca conosceva ognuno di noi, i nostri parenti e i nostri problemi. Penso che fosse uno dei pochi al paese a ricordare che mio fratello aveva fatto un grave incidente e quando lo incontravo mi chiedeva sempre come stava, per poi parlarmi dei suoi amati fratelli e nipoti come un patriarca. Luca si inginocchiava quando faceva la comunione, aveva sempre un gesto naturalmente nobile. Luca aveva un umorismo che produceva battute folgoranti, demistificanti, liberatorie, sempre azzeccate. Luca non viveva la vita degli altri, ma ha vissuto la sua pienamente. Ha molto sofferto nell'ultimo periodo prima di andarsene, amato e assistito come non mai. Sabato al funerale, in questo nostro paese che d'inverno si svuota, c'era una fila di macchine parcheggiate che neanche a Ferragosto o per la sagra di San Giacomo che c'è mercato. C'eravamo tutti. Anche chi non si vedeva da anni, e la bara di Luca non ci ha affatto persuasi che Luca fosse morto, anche perché era vicino a un grande angelo che sovrastava il presepe, perché negli occhi di tutti c'era riconoscenza nei confronti suoi e dei suoi cari, solo bei ricordi, una felicità d'attesa del Natale, il meglio di noi e per noi. Non so perché, tornandomene a casa in macchina, mi è venuto da pensare ad Albert Einstein, che, non rassegnandosi a dar credito alla meccanica quantistica, diceva: «Non crederò mai che Dio giochi a dadi col mondo». Sì, Albert, avevi ragione. Anche Luca la pensava così. E il dono della sua vita non è stato un frutto del caso. Bene, con questa nota positiva, anche se si parlava di un funerale, che dice come certe persone possano raggruppare attorno a sé tanti, è finita anche questa nostra conversazione con Parole in Libertà.
Non ci sentiremo fra 15 giorni perché io, ve l'ho già detto altre volte, sono volontario in Terra Santa e dal 4 al 18 maggio sarò a Gerusalemme a lavorare, per cui ci sentiremo dopo quella data. Ringrazio tutti quanti, un saluto da Ivano e da Regina Web Radio. Ciao a tutti.